Bentrovati su AmaTech Blog con un video dedicato a tutti i vapor. Oggi vediamo insieme questa splendida G-PRIV di Smok, la box con controllo temperatura che arriva a 220 watt apparentemente e con uno schermo touch molto interessante. Vediamola insieme partendo dalla sua confezione. All'interno della confezione di Smok G-PRIV troviamo la box chiaramente e sul fondo della confezione un certificato di garanzia, manuale d'uso e manutenzione ed un foglietto d'avvertenze sulle batterie 18650 da utilizzare. Una comoda custodia protettiva in silicone ed un cavetto micro USB per l'aggiornamento di G-PRIV. La G-PRIV è una di quelle box che da subito piace o non piace. Personalmente la trovo molto giovanile con il suo stile sportivo e quel tocco di aggressività senza esagerare. La cornice traslucida evidenzia il nero di questo grande display da 2,5 pollici touch. Il suo grandissimo tasto rosso di attivazione è molto comodo, ergonomico e si attiva con la giusta pressione. Vale a dire che non è molto morbido, per fortuna, così da poterla tenere in tasca senza paura di attivazioni accidentali. Il rosso del tasto viene ripreso da questi inserti rossi davvero eccezionali. Fuori di sfiato della batteria sulla parte inferiore della box e sportellino magnetico sul retro della box. A tenerlo sono questi 4 magneti molto resistenti e molto forti. Si alimenta ovviamente con 2 batterie 18650 e purtroppo no, con 2 batterie non si arriva a 200 watt, figuriamoci a 220 come dichiara Smok. Ma ha comunque un gran senso questa box perché si colloca in quella fascia di mercato ancora non satura in cui non troviamo tantissime box alternative con schermo touch. G-PRIV si accende dall'unico tasto rosso più grande con 5 clic e mostra questa animazione molto gradevole di Smok. All'interno del menu ovviamente si interagisce soltanto col tocco. Questa è la schermata principale in cui troviamo le varie modalità ad icone. Questa è la modalità vari watt in cui si può impostare la spinta iniziale a scelta tra normal, soft, minima o ancora hard. Questo è il wattaggio. E da quest'altra icona invece si entra nel menu controllo temperatura. In questo momento abbiamo selezionato il controllo temperatura all'acciaio, comunque a scelta tra il nickel, acciaio e titanio. Si possono impostare i watt, il valore del TCR eventualmente, qui la misurazione della coil e poi in quest'altra sezione si possono settare i massimi tiri da fare giornalmente. Per cui una volta arrivati a quel numero di tiri preimpostati, la box non spingerà più. E questo è il menu impostazioni, un po' povero perché comunque indica il modello, l'autospegnemento del display, l'ora e la data ed il reset di fabbrica. Nient'altro in questa box. Per entrare nella modalità prescelta bisognerà soltanto selezionare il tipo di modalità, se è controllo temperatura oppure vari watt, e poi premere sul tasto rosso. Nient'altro. In questo momento siamo entrati all'interno del controllo temperatura con acciaio ad un wattaggio di 95 watt. Ovviamente per aumentare o diminuire si fa in questo modo. E lo schermo touch potrebbe non essere il massimo per chi una box ovviamente la vuole mettere all'interno della propria tasca, soprattutto se è uno schermo touch non capacitivo e quindi non paragonabile ad uno smartphone. Smok si è inventato questo tasto fisico che blocca o sblocca la box e il display, e cioè con un tocco blocca il display, la visualizzazione del display, con un altro tocco riattiva il display, tenendo premuto questo tastino qui si attiva il lucchetto e questo è il blocco dello schermo. In questo modo non si può interagire toccando il display. E grazie a questa funzione è possibile risparmiare un sacco di batteria. Con 2 batterie 18650, 2 Sony VTC5 da 2600 mAh siamo riusciti a fare intorno ai 500 tiri in una giornata e poco più probabilmente, prima di doverla sostituire. Consumo delle batterie che è comunque bilanciato, almeno per quanto indica il display. Ottima anche l'erogazione che è veritiera fino ai 160 watt circa, che secondo me sono più che sufficienti, ma se cercate una box che fa davvero 220 watt diffidate da quelle dual battery, almeno per il momento, perché non abbiamo ancora disponibili sul mercato singole batterie 18650 che riescano a fare ognuna 110 watt. semplice da usare e completa per chi vuole svapare in totale sicurezza e con un po' di stile. Perfetto anche il controllo temperatura ed ospita atomizzatori da 25 mm senza alcun problema, ma se si vogliono montare atomizzatori più larghi, cosa che avrebbe comunque poco senso, non sarebbero antiestetici grazie a questi bordini cicciotti di fianco. L'abbiamo provata con diversi atomizzatori e non abbiamo rilevato nessun problema sulla rilevazione della resistenza. Addirittura ogni volta che si cambia un atomizzatore, la box riconoscerà sempre a primo colpo la nuova coil dell'Atom. AmaTech Blog vi ringrazia per aver guardato la nostra videorecensione e vi invita a commentare sotto questo video per qualsiasi curiosità aggiuntiva abbiate o semplicemente anche solo per dirci la vostra su questo prodotto. In descrizione troverete il link diretto per l'acquisto ad un prezzo davvero speciale. Grazie ancora e al prossimo video.